Riconoscimento e valorizzazione dell'acqua. Regione Molise ed altri partner promuovono una carta presentata questa mattina a Palazzo d'Aimmo. La questura di Isernia tira le somme delle attività portate avanti nel 2016 e le confronta con lo scorso anno. In calo i furti, incrementati i controlli sul territorio. 10 milioni di euro per la viabilità delle superstrade del Molise e altrettanti fondi per l'Abruzzo. L'ANAS avvia la terza fase del progetto di ripristino delle statali. Il canto tipico del Natale di Trivento è stato intonato ieri sera dal coro polifonico della cattedrale del paese Trignino. Ad accompagnare il concerto gli Zampognari. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. L'acqua come una delle più importanti eccellenze del Molise, meritevole dell'attenzione di tutti. A tal riguardo la Regione Molise costruisce in collaborazione con altri partner il percorso di riconoscimento e valorizzazione del prodotto attraverso la carta dell'acqua. L'acqua pura di montagna che proviene dal Matese, dal Parco Naturale del Molise, diventa protagonista di una carta a lei dedicata, che sia marchio indelebile di una qualità da tutti riconosciuta per la sua purezza, la leggerezza, la mancanza di nitrati e sostanze nocive e per le sue proprietà oligominerali. La carta dell'acqua è stata presentata ufficialmente dal Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno e dalle altre figure istituzionali e del mondo imprenditoriale. Ci presentiamo la carta dell'acqua, che è uno straordinario strumento di valorizzazione della nostra acqua, ma valorizzazione significa fare in modo che l'acqua possa diventare un elemento essenziale anche ai fini della valorizzazione di altri prodotti, vedi la pasta, vedi lo stesso caffè, ai ristoranti e a tante altre iniziative, perché l'acqua è la vera eccellenza di questa nostra regione e in cascata potrebbe valorizzare molte altre cose. Faremo un disciplinare proprio per l'utilizzo del bollino dell'acqua, avremo un sito dedicato proprio alla eccellenza dell'acqua molisana e quindi a un marketing forte sul territorio e anche fuori regione. L'acqua va valorizzata e va soprattutto preservata, vanno evitati gli sprechi, quindi ci sarà anche una campagna informativa e formativa per l'utilizzo dell'acqua nostra. È un bene primario, deve essere un bene pubblico ovviamente, ma questo non significa per le altre regioni a cui noi forniamo grandissimi quantitativi di acqua. Quello che potrebbe essere un ristoro ambientale per mantenere i costi della gestione e quindi della captazione, del sollevamento e dell'adduzione delle acque non ci debba essere riconosciuto anche dalle altre regioni, ma che l'acqua sia un bene pubblico e deve rimanere pubblico è fuori di ogni discussione. L'ANAS investe 20 milioni di euro per il ripristino della viabilità statale in Molise e Abruzzo. I fondi saranno equamente divisi tra le due regioni. Le imprese hanno tempo un mese per presentare le proprie offerte. L'ANAS avvierà presto in tutto il Paese 5 nuovi bandi di gara d'appalto del valore totale pari a 295 milioni di euro per lavori di risanamento della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale che saranno affidati in regime di accordo quadro di durata triennale. Per le regioni italiane del centro-sud le opere stradali prevedono un investimento di 80 milioni suddiviso in 6 lotti. 20 milioni di euro per le statali in Toscana, 10 in Umbria, 15 nelle Marche nel Lazio e 10 milioni in Abruzzo e altrettanti in Molise. La prima fase del progetto nazionale era stata avviata dall'azienda delle strade esattamente un anno fa per un valore di circa 300 milioni di euro. La seconda fase del progetto invece era stata avviata a fine luglio per un investimento di 295 milioni. Con la terza fase salgono a un complessivo 890 milioni di euro gli investimenti ANAS su tutto il territorio della penisola. Le procedure di appalto sono state attivate mediante accordo quadro che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività.
consentendo risparmi di tempo e una maggiore efficienza. Le offerte da parte delle imprese interessate dovranno essere presentate entro il prossimo 30 gennaio. Intanto, dopo l'ennesimo appello dei parroci dei paesi compresi nell'area tra il Trigno e il Biferno per i profondi dissesti alla viabilità provinciale, si aggiungono le esternazioni degli amministratori dell'area del cratere sismico per i forti disagi legati alle sconnesse comunicazioni viarie verso il mare e in direzione del capoluogo di regione. Di sera, in caso di scarsa visibilità, incrociando queste malandate arterie, i rischi di incidenti e per i veicoli sono veramente notevoli. Nel pomeriggio a Isernia il Movimento Politico Azione Nazionale presenterà le sue proposte per riunire il centrodestra in Alto Molise. Il nuovo portavoce provinciale Francesco Di Zazzo, ex assessore nel Palazzo di Via Berta e sindaco di Pozzilli. L'incontro si svolgerà nella sede della provincia. Bilancio delle attività della Questura di Isernia nel 2016. In calo i furti mentre sono aumentati i controlli a tappeto del territorio pentro. Anche la polizia di Isernia tira le somme delle attività svolte nel 2016, registrando dati soddisfacenti. Il questore della provincia pentra, Ruggero Borzacchiello, illustra i dati evidenziando un vistoso calo dei furti ed un forte impulso ai controlli degli agenti sul territorio di competenza. Nel complesso, a diminuire sono stati i delitti denunciati, 404 negli ultimi 12 mesi rispetto ai 498 del 2015. I soggetti identificati, quasi 13.000, le persone sottoposte a misure di prevenzione personale 110, le espulsioni dal territorio di 8 individui, i casi di ricettazioni pari a 4, nessun episodio invece di violenza sessuale. A crescere di contro il numero di veicoli e documenti controllati delle persone arrestate e denunciate, 29.280 nel 2016 rispetto a 12.226 del 2015, gli stranieri soggiornanti e quelli ospitati, i passaporti e le licenze rilasciati, i controlli e le sanzioni, un caso di omicidio o tentato omicidio, uno di rapina o tentata rapina. Ed ancora, più soggetti sono finiti nei guai per questioni legate alle sostanze stupefacenti e ad estorsioni, oltre che per truffe e frode informatiche, mentre si sono verificati anche due sequestri di persone. Più di una decina le operazioni di rilievo ed intenso impegno profuso degli uomini dell'ufficio immigrazione nella gravosa gestione del fenomeno. Spazio inoltre al puntuale ed efficiente servizio di ordine pubblico, soprattutto durante le visite di esponenti politici nazionali, di proteste di lavoratori o nel caso di manifestazioni sportive. Alla vista dei carabinieri ha tentato di liberarsi di 5 involucri contenenti crack ed eroina. Un quarantenne di Isernia è stato fermato dai militari che hanno recuperato e sottoposto a sequestro la droga. L'uomo è stato quindi accompagnato in caserma, dove nei suoi confronti è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un nuovo gravissimo danneggiamento all'oasi WWF di Guardia Regia Campochiaro dall'area faunistica. Dopo la rottura della recinzione sono fuoriusciti gli animali presenti in loco da oltre 2 anni. Due mesi fa un episodio vandalico all'area faunistica del Cervo all'oasi WWF di Guardia Regia Campochiaro ed ora un nuovo gravissimo danneggiamento negli stessi luoghi. Presa di mira la recinzione, la sua rottura ha purtroppo provocato la fuoriuscita degli animali presenti da oltre 2 anni nell'area, grazie ad una proficua collaborazione con il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Un danno per le stesse comunità di Campochiaro e di Guardia Regia, che da lungo tempo ormai investono risorse e passione nel progetto oasi WWF e che in cambio possono contare su una nuova forma di turismo ecocompatibile legato alla tutela e promozione del territorio e a tutto l'indotto che le stesse oasi del WWF portano in eredità. E mentre si incassano i colpi di quanto accaduto, resta ferma l'intenzione di non interrompere l'operatività dell'area faunistica di Campochiaro, le future attività del sito con le annesse strutture di laboratorio e museo del Cervo e di progetti di educazione ambientale in corso. 2.000 le persone tra scolaresche, famiglie ed appassionati di natura che in media ogni anno visitano l'oasi. Intanto il WWF, ente gestore della riserva, ha prontamente informato tutti gli enti presenti sul territorio e denunciato l'accaduto al locale comando dei carabinieri di Guardia Regia.
La forestale di Monterodunia ha denunciato all'autorità giudiziaria per furto di legna e danneggiamento un 37enne boscaiolo. Dopo varie indagini ed accertamenti, infatti, si è risalito all'autore dei furti avvenuti su un soprasuolo boschivo di circa 10.000 metri quadrati di proprietà privata in località Campopiano, nell'agro del comune di Monterodunia. Gli ignari proprietari hanno subito il furto dei propri alberi. La vicenda dell'autovelox di Macchia di Isernia si trascina ormai da oltre 4 anni e non si placano le polemiche tra alcuni comitati ed associazioni, la prefettura di Isernia ed il sindaco del comune di competenza. A riguardo, Cesidio Delle Donne ha intervistato Felice Antonio di Schiavi della Fiadel. Sulla statale 85 di Venafro, il limitatore di velocità nei pressi del comune di Macchia di Isernia preoccupa tutti gli automobilisti, non si capisce se è acceso, se è spento. Allora, questo autovelox a postazione fissa se ne discute ormai dal 2013, da quando venne installato dall'ex sindaco di Macchia di Isernia, dottoressa Del Bianco. Noi all'epoca lo contestammo e riuscimmo a farlo smantellare. L'attuale sindaco, che si candidò contro il sindaco uscente Del Bianco, ha cavalcato questa illegittimità dell'autovelox di Macchia di Isernia e, guarda caso però, quando è andato lui a fare il sindaco, lo ha reinstallato un'altra volta, però attualmente ancora non funziona. Non funziona proprio perché noi ci siamo opposti, ma non ci siamo opposti perché ci vogliamo opporre, è perché l'autovelox è abusivo, è illegittimo e questo lo sa benissimo il sindaco e lo sa troppo bene anche il prefetto di Isernia. E il prefetto che come si è attivato? Oh, e questo è il punto, che questi prefetti pare vengono mandati a Isernia quasi tutti dello stesso tipo, insomma sia il prefetto di prima, tale Piritore, sia questo attuale, si sono schierati a favore di questo autovelox che, ripeto, è illegittimo. Con carte alla mano dimostriamo che è illegittimo, come lo abbiamo dimostrato a suo tempo e come lo hanno sentenziato tutti i giudici di pace di Isernia. È illegittimo. Il prefetto di Isernia invece, contrariamente a ciò che dicono i giudici, sostiene che è legittimo e non sappiamo, non abbiamo ancora capito, non ci ha dimostrato in base a che cosa ritiene che sia legittimo. Pare che sul tavolo del sindaco di Macchia è pronta già l'ordinanza per riaccenderlo, si cerca soltanto un vigile conduttore. Esatto, allora ci aveva già provato il 10 novembre 2016 il sindaco di Macchia di Isernia, imponendo tra l'altro al vigile urbano di attivare questo autovelox. Il vigile urbano, per la verità, professionalmente preparato, ha eccepito le giuste illegittimità che sosteniamo anche noi e questo autovelox ancora non parte. E adesso pare che il sindaco di Macchia va trovando un altro vigile che sia disposto ad attivare questo autovelox con queste modalità che noi riteniamo illegittime. Oggi a Riccia l'inaugurazione della nuova sede della Scuola Comunale di Musica Pierino Mignogna, fondata nel 1997 per volontà dell'amministrazione comunale, rappresenta un punto di riferimento per tutta l'area del Fortore e un'occasione di crescita musicale e culturale. Diretta dal maestro Michele Gennarelli, la scuola svolgerà il suo 20° anno di attività in via Feudo. E gli italiani in questi giorni hanno riscoperto le tradizioni culinarie delle proprie regioni e ridotto gli sprechi alimentari. Il riciclo gastronomico ha fatto presa anche in Molise. Anche se Natale è andato in soffitta, le associazioni di categoria hanno già fatto le prime stime, le quali indicano come quasi 500 milioni di avanzi sono rimasti sulle tavole imbandite per cenoni e pranzi. Avanzi che sono stati riutilizzati, soprattutto per la crescente sensibilità verso la riduzione degli sprechi, sempre più legati alla sofferenza economica. Questo è quanto stima la Coldiretti, che ha sottolineato che il 33% degli italiani ha diminuito gli sprechi alimentari, mentre il 31% li ha mantenuti costanti, il 25% li ha addirittura annullati e solo il 7% li ha aumentati. Tant'è che i nostri connazionali
hanno adottato questa linea, una linea pari al 60% che ha utilizzato gli avanzi del giorno prima. A fare bella mostra, polpette e polpettoni a base di carne o tartare di pesce, da considerare un'ottima soluzione per recuperare questo alimento non sempre gradito al palato. Secondi cui fanno da pandan le frittate accompagnate con la verdura, senza dimenticare la classica ratatouille, minestra mutuata dalla nouvelle cuisine dei cucini d'Oltralpe. Tra i cosiddetti ricicli è spiccata la frutta secca, specialmente caramellabile, per diventare un torrone innovativo, mentre con quella fresca si sono ottenute marmellate macedone, accompagnate con i dolci tradizionali, come il pandoro e il panettone, spesso farciti con creme. Andando a fare i conti in tasca ai nostri connazionali, l'88% ha speso 2,3 miliardi di euro, il 6% in più rispetto allo scorso anno. A favorire il tutto è stato soprattutto la valorizzazione e la riscoperta del Made in Italy, con cibi esotici e fuori stagione banditi, valorizzando a tutto tondo il bollito, i polli arrosto, i cappelletti o i tagliolini in brodo, le pizze rustiche e soprattutto i dolci regionali, con una media di oltre 3,3 ore trascorse in cucina per la preparazione dei piatti e dei manicaretti, che hanno permesso di gustare tra l'altro il riciclo gastronomico. Elemento positivo sotto tutti i punti di vista e non segno di recessione economica. Secondo appuntamento a Larino del percorso culturale Liberamente in biblioteca. Alle 18 di oggi l'incontro dal titolo Poesia, storie di un chirurgo, frammenti di un vissuto che hanno lasciato segni tangibili nell'animo. Protagonista della serata il dottor Pietro Picucci. Il presepe vivente, il sorriso di Dio di Busso, giunto alla 7ª edizione, rivive nel centro storico del paese, che per l'occasione torna indietro nel tempo con le sue stradine, vicoli e piazzette secondo lo scenario tipico di un presepe. Appuntamento in serata dalle 19. Il coro polifonico della Cattedrale di Trivento ha intonato le note della pastorale, il canto del Natale di appartenenza del proprio popolo. Una originale melodia musicale composta circa un secolo fa dal vescovo Luigi Scarano. Le pastorali musicali evocano la Natività, nel Molise si ricordano diversi canti solitamente intonati nel periodo natalizio. Agnone, Capracotta e Trivento sono solo alcuni dei centri nei quali la tradizionale melodia è rimasta immutata nel tempo. Riprendendo il testo Tu scendi dalle stelle, scritto da Sant'Alfonso de Liguori a metà del Settecento, Monsignor Luigi Scarano, musicista, strumentista e compositore di Trivento, dopo il 1917 compose una versione originale, arrivata fino ai giorni nostri, suonata principalmente all'organo. Un canto diventato con il tempo patrimonio del popolo triventino, eseguito ieri sera dal coro polifonico della cattedrale diretto dal maestro Mario Ciafardini. La cantiamo da tanti anni, quindi è un segno di appartenenza prima di tutto. È un essere parte di una comunità,
A noi fa piacere riproporla ogni Natale perché significa tenere fede a quelle che sono le tradizioni e le radici della nostra comunità. Non è Natale, non c'è Natale se non c'è la pastorale. Il concerto liturgico è stato arricchito dalla presenza all'organo del maestro Raffaele Vrenna e di Antonio Ricci alla zampogna e Marco Battista alla ciaramella. Brindisi nella Galleria d'Arte di Corso Roma a Casa Calenda, questa sera in attesa dell'arrivo del nuovo anno, appuntamento voluto dagli amministratori comunali e arricchito da eventi artistici, tombolata e musica. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Cielo coperto e bassa pressione oggi sul Molise, deboli nevicate a quote di montagna, dal pomeriggio timide schiarite sulla provincia di Isernia, coperto altrove, venti moderati settentrionali, mosso l'Adriatico centrale, le temperature sono comprese tra la minima di meno 1 a Campobasso e la massima di 8 a Termoli. Domattina sulla regione i valori climatici sono previsti stazionari, cielo parzialmente coperto e venti che soffieranno ancora da nord. Finale della Molise Cup di calcio per le formazioni regionali iscritte al Centro Sportivo Italiano. Sul rettangolo di gioco del Trivento nel pomeriggio si sfideranno in un triangolare i padroni di casa Sant'Angelo, Limosano e Jelsi. Fischio d'inizio alle ore 16. Festa del giovane calciatore oggi pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Isernia. L'evento è organizzato dal settore giovanile e scolastico della FIGC Molise. La manifestazione è riservata alla categoria Piccoli Amici e Primi Calci e coinvolgerà tutti i bambini della società appartenenti alla provincia di Isernia. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.